Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il martedì 28 di settembre e stiamo qui per leggere la parola del nostro Signore. Durante questa puntata noi leggeremo i capitoli 11, 12 e 13, sempre di Secondo Cronache. Quindi andiamo subito a leggere la parola del nostro Signore, Secondo Cronache capitolo 11. Quando Roboamo giunse a Gerusalemme, radunò la casa di Giuda e di Beniamino, 180.000 uomini guerrieri scelti per combattere contro Israele e restituire il regno a Roboamo. Ma la parola del Signore fu rivolta a Semaia, uomo di Dio, in questi termini: parla a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, e a tutto Israele in Giuda e in Beniamino e di loro. Così parla il Signore: non salite a combattere contro i vostri fratelli. Ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per mia volontà. Quelli ubbidirono alla parola del Signore e se ne tornarono indietro, rinunciando a marciare contro Geroboamo. Roboamo abitò a Gerusalemme e costruì delle città fortificate in Giuda. Costruì Betlemme, Etam, Tecoa, Bet-Sur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Lachis, Azeca, Sorea, Ai, Alon ed Hebron, che erano in Giuda e in Beniamino, e ne fece delle città fortificate. Munì queste fortezze e vi pose dei comandanti e dei magazzini di viveri d'olio e di vino. In ognuna di queste città mise scudi e lance e le rese straordinariamente forti. E Giuda e Beniamino furono per lui. I sacerdoti e i leviti di tutto Israele vennero da tutte le regioni a porsi accanto a lui. Infatti i leviti abbandonarono le loro campagne e le loro proprietà e vennero in Giuda e a Gerusalemme, perché Geroboamo con i suoi figli li aveva scacciati affinché non esercitassero più l'incarico di sacerdoti del Signore. Geroboamo aveva costituito dei sacerdoti per gli alti luoghi, per i demoni e per i vitelli che aveva fatti, e quelli di tutte le tribù di Israele che avevano in cuore di cercare il Signore Dio di Israele seguirono i Leviti a Gerusalemme per offrire sacrifici al Signore Dio dei loro padri. Essi fortificarono così il regno di Giuda e resero stabile Roboamo, figlio di Salomone, per 3 anni, perché per 3 anni seguirono la via di Davide e di Salomone. Roboamo prese in moglie Maalat, figlia di Ierimot, figlio di Davide, e di Abihail, figlia di Eliab, figlio di Isai. Ella gli partorì questi figli: Ieus, Semaria e Zaam. Dopo di lei prese Maaca, figlia di Absalom, la quale gli partorì Abia, Attai, Ziza e Selemot. E Roboamo amò Maaca, figlia di Absalom, più di tutte le sue mogli e di tutte le sue concubine, perché ebbe 18 mogli e 60 concubine, e generò 28 figli e 60 figlie. Roboamo stabilì Abia, figlio di Maaca, come capo della famiglia e principe dei suoi fratelli, perché aveva in mente di farlo re. E con avvedutezza sparse tutti i suoi figli per tutte le regioni di Giuda e di Beniamino. In tutte le città fortificate diede loro vivere in abbondanza e cercò per loro molte mogli. Secondo Cronache capitolo 12. Quando Roboamo fu ben stabilito e fortificato nel regno, egli e tutto Israele con lui abbandonò la legge del Signore. Il 5° anno del regno di Roboamo, Sisac, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme perché essi erano stati infedeli al Signore. Egli aveva 1.200 carri e 60.000 cavalieri. Con lui venne dall'Egitto un popolo innumerevole di Libi e Sukei e di Etiopi. Si impadronì delle città fortificate che appartenevano a Giuda e giunse fino a Gerusalemme.
Il profeta Semaia si recò da Roboamo e dai capi di Giuda che si erano raccolti a Gerusalemme all'avvicinarsi di Sisac e disse loro: «Così dice il Signore, voi avete abbandonato me, quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Sisac». Allora i principi di Israele e i re umiliarono e dissero: «Il Signore è giusto». Quando il Signore vide che si erano umiliati, la parola del Signore fu così rivolta a Semaia: «Essi si sono umiliati, io non li distruggerò, ma concederò loro fra poco un mezzo di scampo, e la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisac. Tuttavia, gli saranno soggetti se impareranno la differenza che c'è tra il servire me e servire i regni degli altri paesi». Sisac, re d'Egitto, salì dunque contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa del Signore e i tesori del palazzo del re. Portò via ogni cosa, prese pure gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti. Il re Roboamo li sostituì con degli scudi di bronzo e li affidò ai capitani della guardia che custodiva la porta del palazzo del re. Ogni volta che il re entrava nella casa del Signore, quelli di guardia venivano e li portavano, poi li riportavano nella sala della guardia. Così, perché egli si era umiliato, il Signore allontanò da lui la sua ira e non volle distruggerlo del tutto. Inoltre, c'erano ancora delle cose buone in Giuda. Il re Roboamo dunque si consolidò a Gerusalemme e continuò a regnare. Aveva 41 anni quando cominciò a regnare e regnò 17 anni a Gerusalemme, la città che il Signore si era scelta fra tutte le tribù di Israele per stabilirvi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama, l'ammonita, ed egli fece il male, perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore. Le azioni di Roboamo, le prime e le ultime, sono scritte nelle storie del profeta Semaia e di Ido, il veggente, nei registri genealogici. Vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo. Poi Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, e Abia, suo figlio, regnò al suo posto. Secondo Cronache, capitolo 13, il 18° anno del regno di Geroboamo, Abia cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Micaia, figlia di Uriel, da Gibea, e ci fu guerra tra Abia e Geroboamo. Abia entrò in guerra con un esercito di prodi, guerrieri, 400.000 uomini scelti, e Geroboamo si dispose in ordine di battaglia contro di lui con 800.000 uomini scelti, tutti forti e valorosi. Abia si mosse dall'alto del monte di Semaraim, che è nella regione montuosa di Efraim, e disse: «Geroboamo e tutto Israele, ascoltatemi. Non dovreste voi sapere che il Signore, Dio di Israele, ha fatto per sempre regno sopra Israele a Davide e ai suoi figli con un patto inviolabile? Eppure Geroboamo, figlio di Nebat, servo di Salomone, figlio di Davide, è insorto ribellandosi contro il suo Signore. E della gente da nulla, degli uomini perversi, si sono raccolti attorno a lui e si sono fatti forti contro Roboamo, figlio di Salomone, quando Roboamo era giovane, timido di cuore e non poteva mostrare fermezza di fronte a loro. E ora voi credete di poter resistere al regno del Signore, che è nelle mani dei figli di Davide, e siete una gran moltitudine e avete con voi i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatti per i vostri dei. Non avete forse cacciato via i sacerdoti del Signore, i figli di Aarone e i Leviti? Non vi siete forse fatti dei sacerdoti come popoli degli altri paesi? Chiunque è venuto con un toro, con 7 montoni per essere consacrato, è diventato sacerdote di quelli che non sono dei.
quanto a noi, il Signore è nostro Dio e non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti al servizio del Signore sono figli di Aarone e i Leviti sono quelli che celebrano le funzioni. Ogni mattina e ogni sera essi bruciano in onore del Signore gli olocausti e il profumo fragrante. Mettono in ordine i pani della presentazione sulla tavola pura e ogni sera accendono il candelabro d'oro con le sue lampade. Noi infatti osserviamo i comandamenti del Signore nostro Dio, ma voi l'avete abbandonato. Ed ecco, abbiamo con noi alla nostra testa Dio e i suoi sacerdoti e le trombe squillanti per suonare la carica contro di voi. Figli di Israele, non combattete contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non vincerete. Intanto, Geroboamo li prese alle spalle mediante un'imboscata, in modo che le truppe di Geroboamo stavano in faccia a Giuda, a cui si tendeva dietro l'imboscata. Gli uomini di Giuda si voltarono indietro ed eccoli costretti a combattere davanti e di dietro. Allora gridarono al Signore e i sacerdoti fecero squillare le trombe. La gente di Giuda mandò un grido e avvenne che al grido della gente di Giuda Dio sconfisse Geroboamo e tutto Israele davanti ad Abia e a Giuda. I figli di Israele fuggirono davanti a Giuda e Dio li diede nelle loro mani. Abia e il suo popolo ne fecero una grande strage. Dalla parte di Israele caddero morti 500.000 uomini scelti. Così i figli di Israele in quel tempo furono umiliati e i figli di Giuda ripresero vigore, perché si erano appoggiati sul Signore dei loro padri. Abia inseguì Geroboamo e li prese delle città, Betel e i villaggi che ne dipendevano, Iesana e i villaggi che ne dipendevano, Efraim e i villaggi che ne dipendevano. Geroboamo al tempo di Abia non ebbe più forza e colpito dal Signore egli morì. Ma Abia divenne potente, prese 14 mogli e generò 22 figli e 16 figlie. Le altre azioni di Abia, la sua condotta e le sue parole si trovarono scritte nelle memorie del profeta Ido. Parola del Signore. Io ti do l'appuntamento per domani, quando noi continueremo, per la grazia di Dio, se il Signore così vorrà, continuare a leggere questo libro di Secondo Cronache che racconta la storia dei re di Giuda e di Israele. Che la nostra vita, che la Chiesa di Cristo sia unita nel Signore. E mai e poi mai noi ci possiamo allontanare da Dio, ma sempre vivere con Lui. Vogliamo sempre pregare e ascoltare la parola del Signore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.